Buongiorno mister, si ritorna in campo secondo impegno dei tre previsti nello spazio di una settimana, ma diciamo la prima notizia che tutti vogliamo sapere, ecco, le condizioni della squadra, l'elenco degli arruolabili. Ma l'elenco degli arruolabili, diciamo che mancano solo Montalto, Proietti e Damian, hanno tempi diversi di recupero. Damian dobbiamo vivere un pochettino così, anche a sensazioni, siamo in attesa che il tempo fisiologico per il tipo di infortunio che ha avuto la costola, da quando è successo, devono passare almeno 20 giorni per poter cominciare poi un certo tipo di lavoro, quindi per ora diciamo che è quello con i tempi più lunghi. Proietti ha avuto un problema, una distorsione, un interessamento al collaterale e sicuramente deve almeno stare una 15, tra i 15 e 20 giorni fermo e poi da lì ricominciare e vedere come reagisce il ginocchio. Montalto ci vorranno ancora una decina di giorni prima di poterlo rivedere sul campo. Per il resto gli altri sono tutti a posto, considerando però che Casoli, diciamo, è convocato, ma ovviamente è stato fermo tanto tempo, quindi lo portiamo per necessità. Poi se ci dovesse essere la necessità vedremo se sarà utilizzabile o meno. Poi gli altri non abbiamo grandi problemi. Si affronta il Monterosi, squadra che è ultima in classifica, però sta dando qualche segnale di ripresa, però anch'essa, insomma, ha problemi di formazione. Ecco, a questo punto che partita ne potrà uscire? Certamente non di quelle semplici, quelle di classiche partite da sbloccare subito, magari, per evitare. Ma è una partita secondo me complicata perché loro in questo momento, visto che sono riusciti a raggiungere il Brindisi, hanno un'ulteriore spinta emotiva che li può motivare ulteriormente. Sarà difficile perché io li ho visti giocare anche col Potenza, è una squadra molto solida, molto fisica perché sono anche, specialmente dietro, sono parecchio grossi, ci vorrà tanta pazienza per cercare di trovare quelle soluzioni in avanti che ci possono portare a sbloccare la partita. Sicuramente saranno importanti tutte le palle inattive e tutte quelle situazioni, ma dovremo fare di tutto per cercare di fare la partita. Ecco, è lecito attendersi alla luce anche della situazione infortunata dei giocatori disponibili, è lecito attendersi una riedizione dello schieramento visto a Catania oppure possiamo anche aspettarci un qualcosa di diverso? Non lo so, perché è normale che giocando, diciamo, ogni 3 giorni il tempo per provare cose diverse non è tanto. Abbiamo provato qualcosina, ho in testa qualcosa, però vediamo. Vediamo perché poi devo decidere anche in base a chi decido di far iniziare la partita. Quindi vediamo un pochettino come. Cosa ci porta la notte come consiglio? Mi sta rivedendo a mente fredda la partita insomma, contro il Catania. C'è in lei forse, no, chiedo, c'è un pizzico di rammarico per non aver rischiato qualcosa in più, magari nei minuti finali, quando la Casertana dava l'impressione di poter far male al Catania? No, non c'è per il semplice motivo perché voi ragionate guardando la televisione. Se eravate a Catania, vedevate cose che in televisione non si possono vedere, perché noi avevamo problemi con Calapai che aveva i crampi, i tre difensori centrali erano tutti e tre ammoniti, Celiento veniva da un mese e mezzo di inattività e quindi quando sono entrati, specialmente poi alla fine, le punte loro, io non potevo rischiare di sbilanciarmi e giocarmi questi uno contro uno che mi potevano portare un'espulsione. E siccome ritengo il Catania una se non la più forte squadra che c'è, a prescindere dai risultati che ha fatto, sia tecnicamente che fisicamente,
Non vedo per quale motivo devo rischiare. Per me fare un punto a Catania oggi come oggi non è poca roba, perché se la ritengo una delle squadre più forti che c'è in questo campionato. Quindi anche se eravamo un uomo in più, l'equilibrio l'avevamo trovato e diciamo romperlo soltanto per provare a vincere così, io ragiono sempre che dobbiamo prima raggiungere quello che è la nostra cosa. Perché noi siamo sempre sesti e non me lo dimentico, quindi non mi creo questi problemi in questo momento. E sul profilo morale, mister, cioè del morale, visto che gli ultimi risultati, insomma, il girone di ritorno alla Casertana è una di quelle che ha fatto meno bene, la squadra come sta, insomma, ci crede, insomma, com'è il morale della squadra in generale? Il morale della squadra non può essere negativo. Perché all'inizio dell'anno io sfido tutte le persone di Caserta e voi a fare il ragionamento se a questo punto del campionato noi avessimo avuto 41 punti e essere sesti e perdere soltanto 4 partite. Noi siamo la terza squadra per numero di sconfitte. Il problema è sempre dove uno ha pensato di arrivare. Ma io ho sempre detto che prima della fine di marzo non si potevano fare ragionamenti perché il giorno di ritorno sarebbe stato un'altra cosa. Quindi non mi cambia niente. Io penso che questa squadra si possa dire soltanto grazie. Poi se a livello estetico qualche partita uno non la gioca come magari è successo prima, posso anche capirlo, ma non da distruggere tutto quello che si è fatto. Io ritengo che questa squadra bisogna essere... Bisognerebbe soltanto ringraziarla e non criticarla come sento in giro. Fermo restando che completando il discorso su Catania c'era anche il fattore ambientale che comunque non è da sottovalutare, no? 16.000 persone sugli spalti comunque danno una certa forza alla squadra in campo, quindi anche questo è un fattore da tenere in conto. Detto questo, volevo chiedere, è ormai una costante il fatto che la Casertana esca fuori, l'abbiamo visto diverse volte, negli ultimi 20 minuti, dà il massimo. Non concretizza, però dà il massimo. Ecco, perché, mi chiedo e chiedo, in quei 20 minuti dà proprio quello che non ha dato per l'intero arco della partita. Che Ma non è che non ha dato, secondo non ha me. dato nel senso che, in quel La senso. differenza, secondo me, può dipendere molto dalla condizione. È normale che, visto che tutti dicono che noi fisicamente non stiamo bene, per me non è così, perché finiamo le partite sempre in crescendo, quindi no, non è una cosa che mi preoccupa. È normale che c'è anche la squadra avversaria che fino a quando ha benzina e va... Riesce, magari a Catania si è evidenziato un po' di più perché loro erano uno in meno e quindi noi alla fine abbiamo avuto anche la possibilità di spingere un po' di più. Però non credo che sia in questo momento questo il problema più grosso. Noi quello che forse abbiamo trovato nelle ultime due partite, pur subendo delle azioni che poi sono sempre dovute a errori nostri, perché anche a Catania. Le azioni che ha avuto il Catania sono sempre nate su errore nostro, su palle perse in uscita, che sono le più pericolose. E diversamente il Catania nel primo tempo penso che non abbia tirato mai, tranne la punizione di Chirico. E quindi non aver subito già per due partite gol, secondo me, da questo punto di vista, se troviamo l'attenzione giusta per tutti i 90 minuti senza commettere quegli errori, è già un passo avanti. Poi dobbiamo trovare di nuovo la via del gol e quello bisogna per forza di cose spremersi un po' di più, nel senso che bisogna essere più convinti quando arriviamo in zona gol. E se premesso che tu sei il responsabile tecnico di questa squadra, e ovviamente ti assumi tutte le responsabilità del caso, però io devo fare una domanda perché facendo una trasmissione mi arrivano i messaggi e quindi incontro i tifosi e quindi ti devo fare questa domanda. E riguardo ovviamente Gianluca Turchetta. Ecco, perché, se lo puoi dire, è poco utilizzato questo giocatore in questo campionato? È poco utilizzato perché io faccio le scelte, Gianluca fa parte di questo gruppo
Ma io faccio delle scelte, sono messo qui per questo motivo, capisco che a tante persone non posso andare giù questa cosa, però io faccio delle scelte in base a quello che vedo e a quello che mi serve. Posso fare bene, posso fare male, ma se faccio qualsiasi scelta faccio, la faccio in funzione della squadra e per il bene della Casertana, non sicuramente per andare contro Gianluca.